Fin dall'inizio della sua campagna elettorale, il 16 giugno del 2015, Trump ha promesso al mondo intero che quando diventerà presidente costruirà un muro tra gli Stati Uniti ed il Messico necessario per fermare gli immigrati illegali e le droghe di entrare negli United States. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. Questo muro è diventato parte fondamentale della sua campagna elettorale. I'm gonna build a wall. I'm gonna build a wall. 2000 years ago, China built the great wall. Built a wall. Build 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 a wall. Building a wall. We're gonna build a wall. Nobody said that before. E ora che Trump è diventato presidente, la costruzione del muro pare inevitabile. Ma una cosa del genere è possibile o no? Cerchiamo di capirlo insieme. Innanzitutto la lunghezza del muro dovrà essere di circa 1000 miglia. In realtà l'intera lunghezza della frontiera è di 2000 miglia, ma come ha detto Trump ne servono solo 1000 perché ci sono le barriere naturali, eccetera, eccetera. Ora però bisogna capire di che materiali sarà fatto il muro. E secondo il presidente sarà fatto di armatura ed alluminio. It's gonna be made of hardened concrete and it's gonna be made out of rebar and steel. Ora che sappiamo i materiali, cerchiamo di capire l'altezza. Nell'ottobre del 2015, Trump ha dichiarato che il muro dovrà avere un'altezza di 50 piedi, circa 15 metri. Tuttavia, a febbraio del 2016 ha cambiato idea ed ha affermato che il muro sarà di 35 piedi, circa 10 metri. Sempre a febbraio dello stesso anno, ma in giorni diversi, dichiarò che l'altezza del muro dovrà essere di 40 piedi, poi di 45, poi di 55, 65 per poi raggiungere i 90 piedi. Tutto questo in un solo mese. Possiamo quindi dire che Trump non ha proprio le idee molto chiare sull'altezza del suo muro, come anche sul prezzo tra l'altro. Let's say the wall costs 4 billion. You know, they say 10 billion. That means 4 billion if you know what you're doing. The wall is going to cost 6 or 7 billion. The wall's probably 8 billion dollars. A wall gets built, it's going to cost 10 billion dollars to build the wall. It's a lot of money. It's a wall. The wall's gonna cost 10 billion dollars. Maybe 12, depending. Per fare i nostri calcoli prenderemo l'altezza più piccola che ha detto Trump, cioè 35 piedi circa 10 metri, e faremo un confronto con il prezzo più alto, 12 miliardi. Secondo il Washington Post, i pannelli in calcestruzzo dovranno avere minimo 8 pollici di spessore e alti 40 piedi, 35 piedi sopra il suolo e 5 piedi sottoterra, ed un costo di 10 miliardi di dollari. Poi altri 5-6 miliardi per le colonne d'acciaio necessari per tenere i pannelli, lavoro incluso. L'appoggio e la base in calcestruzzo sono un altro miliardo e siamo già a 17 miliardi. Ma bisogna tenere conto anche della strada che dovrà essere costruita in modo che i camion di 20 tonnellate possano trasportare i materiali. Poi bisogna aggiungere un altro 30% per la progettazione, la gestione e così via, e siamo già a 25 miliardi e non abbiamo ancora finito. Bisogna anche tenere conto dei costi di manutenzione e secondo l'ufficio di bilancio del Congresso, in soli 7 anni, il prezzo totale del muro raggiungerà i 50 miliardi di dollari. Comunque, qualsiasi sia il prezzo, Trump ha, come ben sapete, un piano: far pagare il Messico. And Mexico will pay for the wall. We're gonna make them pay for that wall. Who's gonna pay for the wall? Solo che il Messico non ha intenzione di pagare neanche un centesimo, ed un ex presidente del paese ha riassunto così la questione. Mexico will not pay for the fucking wall. You're going to build a 25 billion dollar wall that can be defeated by a 25 dollar ladder? Comunque Trump ha intenzione di far pagare il Messico perché l'America ha un enorme deficit commerciale con il Messico, circa 64 miliardi di dollari solo nel 2016. Questo però non ha alcun senso, anche con l'Italia l'America ha avuto un deficit commerciale di 28 miliardi di dollari nel 2016, ma questo non significa che l'Italia ha un debito con l'America. Questi soldi non sono entrati nelle casse dello Stato e di certo non sono andati in beneficenza in Italia, sono soldi degli imprenditori
dollari italiani. Per chi vuole approfondire la questione riguardante il deficit commerciale, vi lascio un link del New York Times in descrizione. Ma facciamo finta che i soldi ci sono, rimangono moltissimi altri problemi. Per esempio, parte dei territori sui quali dovrà essere costruita la parete sono di proprietà dei privati e non tutti sono d'accordo nel costruire un muro sul proprio territorio. Poi c'è il problema che non si può costruire vicino ai fiumi e, come ben sappiamo, al confine dei due stati scorre il fiume Rio Grande. Ed infine, costruire un muro può mettere in pericolo la sopravvivenza di numerose specie animali. Ma facciamo finta che anche questi problemi possano essere in qualche modo risolti e torniamo al perché serve tutto questo casino. Impedire agli immigrati illegali e alle droghe di attraversare il confine è una cosa magnifica, ma secondo il Pew Research Center quasi la metà dei migranti non autorizzati sono entrati negli Stati Uniti illegalmente con l'aereo o in macchina semplicemente avendo un visto di cui hanno superato il termine. Un muro non può di certo fermare questo.